questo. Un cordiale buonasera da Appiano Eppan. Sta per iniziare la partita della Serie A Beretta tra la Palamano Eppan, Sparer e la squadra del Raimond Sassari. Prima di iniziare il commento, una breve guardata sul campionato. Vediamo che la capolista, come il Sassari, è a 15 punti, il Conversano 14, segue il Bolzano e il Cassano con 12 punti, il Siena con 11 punti, Trieste e Eppan con 10 punti, poi il Bressano con 8 punti, Meran 7 punti, Brixen e Fondi a 4, Cingoli con 3 punti e le ultime tre squadre si trovano a 2 punti, sono il Fasano, l'Albatro di Siracusa ed il Molteno. Questa sera andrà di scena questa partita qua ad Eppan, naturalmente senza pubblico, è un po' triste tutta la faccenda, comunque non ne parliamo di nuovo di questa storia. E vediamo che la squadra dell'Eppan è al grande completo e cercherà di fare tutto il possibile per portare a casa i punti e lasciarli qua ad Eppan. È naturale che la squadra di Sassari è una squadra molto molto attrezzata, avendo in campo giocatori che tutti conoscono, da partire da Bruno Burzic, da Vieira e via dicendo, Marzocchini, un grandissimo portiere in porta, e vogliono naturalmente portare pure loro a casa il punteggio completo. Il Sassari si presenta con il numero 1 Spanu, il numero 2 Pereira, poi Nardin, Del Prete, Vieira, De Cosu, Tiapulski, Bomboi, Taurian, Stabellini, Bras, Burzic, Campestrini e Marzocchini. Dall'altra parte abbiamo la squadra dell'Eppan che si presenta con il seguente organico. Allora abbiamo Troyer Philipp Hofer, poi abbiamo Bernd Morandell, Hannes Lang, Alexander Seminkov, Thomas Branch, Modesta Starolitz, Moritz Spircher, Omar Santinelli, Dragan Slepcevic, Andreas Spircher, Jan-Niklas Oberauch, Simon Singer, Samuele Bortolot, Christian Raffl. E questa sera per la prima volta abbiamo due ragazzi giovani, il signor e il ragazzo Mattias Sepp e Michael Opkircher. Gli arbitri sono i signori Castagnino Angelo e Emanuele Sebastiano di Siracusa. Di fianco a me mio fratello, sempre, e Ricci, prima della partita, cosa ne dici di questa prima di questa partita? Spiegami. Buonasera a tutti, tutti quelli che ci guardano. Un saluto anche a quelli che purtroppo questa sera non possono essere in campo. E niente, la partita qui sta per iniziare. Sassari è un gran numero, però giochiamo in casa, cerchiamo di fare il possibile, uno o due punti, otto, e siamo motivati. Le ultime partite sono andate bene. Vediamo anche che Siracusa, dove abbiamo vinto, il Bolzano stenta molto, è in svantaggio 15-16 intanto in casa contro il Siracusa, e qui queste partite intanto nulla è scontato, speriamo di poter ritornare ai livelli che avevamo nelle ultime partite e poi ce la giochiamo. Bene Ricci, grazie, e ripeto che l'Eppan è l'unica squadra che fino adesso ha fatto tutte le partite. Ha fatto 10 su 10 e anche questo è un indizio che la società lavora bene, che i controlli vengono fatti, che i ragazzi, che quasi tutti hanno un altro lavoro, si tengono alle regole. Speriamo che continui così, speriamo. E si parte con il fischio d'inizio e vediamo subito la squadra del Sassari che ha Stabellini come
primo a sinistra in difesa, poi hanno Marzocchini come secondo, poi c'è Vieira al primo a destra e via dicendo, il numero 25 Pereira, e subito fanno vedere che hanno l'intenzione di giocare con una 6-0. Lepan in possesso di palla con Santinelli al centro, Semikov terzino destro, Oberauch, Jan Niklas all'ala destra, Starolis come sempre al terzino sinistro, Dragan Slepcevic a pivot e Treuhofer all'ala. In porta si presenta Raffl e 1-0 subito con un grande bolide di Starolis. E Starolis, ripeto, come l'ho già detto l'ultima volta, è il capocannoniere della squadra dell'Eppan e il capocannoniere della classifica dei marcatori a livello nazionale. Ed un altro palo poteva finire anche in porta. Ripeto, Starolis ha fatto vedere nelle ultime partite delle prestazioni fantastiche ed è sempre pronto ed è sempre buono per almeno una decina di gol. Ripeto, il capocannoniere del campionato Beretta. Attacco Eppan. E un ulteriore gol, 2-0, che bello l'inizio della squadra dell'Eppan, e un'altra palla persa del Sassari e contropiede 3-0. Ricci, avresti firmato un 3-0 dopo un minuto e 50? Otto, per me potrebbe già essere finita. Chiaramente qui abbiamo avuto un inizio dopo un minuto e 30 con 3-0 molto molto bello. Starolis che tira come un cecchino, tanti hanno difficoltà di parare le sue bordate, e comunque è andata bene fino adesso e intanto siamo avanti di 3-0 e una bella parata di Raffl e rigore, vai Otto. Ecco, su un fallo su Vieira l'arbitro ha concesso il rigore che ci sta benissimo. Vediamo Bruno Brucic, un conoscente della nostra pallamano qua in Südtirol, che si accinge a battere Raffl e ce la fa con la sua furbizia, fa un tiro schiacciato e fa il primo gol per la squadra sarda. Ecco, incrocio con Semikov, Santinelli che ha la palla, passaggio a Dragan che però ha invaso i 6 metri, controattacco con Pereira, Stabellini, di nuovo Stabellini e una bordata da fuori da parte del giocatore della nazionale Pereira, che nulla ha potuto fare in questo caso il nostro bravissimo portiere su questo tiro scagliato con estrema forza dai 9 metri. Risultato 3-2 con l'Eppan in attacco e sempre 6-0 per la squadra della Sardegna. Palla persa in attacco malamente, contrattacco con Marzocchini e un giocatore esperto come lui non si fa sfuggire l'occasione e la mette nel sacco. 3-2, erano due attacchi un po' presuntuosi da parte dell'Eppan, pure questo non deve incappare nell'errore di non essere troppo concentrato, perché subito, come abbiamo visto, il Sassari riesce a punire gli errori della squadra dell'Oltre Adige. Ancora Santinelli, entrata e tiro sbagliato, tiro che è andato purtroppo per l'Eppan vicino alla porta, è uscita, entra in campo
in questo momento Thomas Banci in difesa, un ragazzo meranese che da 2 anni di nuovo, cioè da 2 anni che gioca da piano, che ci dà una grande mano soprattutto in fase difensiva e riesce anche a giocare in alcune posizioni in attacco egregiamente. Stabellini a palla a Vieira e deve stare molto attento Leppan, e soprattutto in queste occasioni di uno contro uno di Bruno Brzić, che con un passaggio, una finta di passaggio, è riuscito a creare lo spazio adeguato per andare a battere il portiere. In un attimo il Sassari è passato in vantaggio, essendo stato dietro per 3-0, adesso il 4-3. Vediamo se Semenkov riesce a dare una mano alla squadra. Con Starolis adesso al centro, Santinelli che arriva da dietro, l'uno contro uno del pivot che non riesce ad andare a porto. Ecco un altro gol di Starolis, questa è stata un'azione molto molto difficile, comunque è andata a fin fine. E adesso il nostro difensore secondo a destra si prende i suoi bei 2 minuti, in più il giallo anche per proteste per Christian in porta. E niente, adesso sarà molto difficile per Leppan, perché il Sassari in questo momento in sovrannumero riesce sicuramente a trovare gli spazi adeguati per battere la difesa. Comunque i Leppan si deve muovere molto adesso in difesa, deve chiudere i varchi al centro e deve cercare di stare assieme, e non ci riesce anche perché c'è un certo Marzucchini alla sinistra che, prendendo un passaggio schiacciato da Bruno, non dà scampo a Christian in porta. 5-4 per i Sassari. Ancora con Starolis, adesso incrocio Semenkov che non passa la palla e cerca di prendere i 9 metri, e Leppan è con un extra player in campo. Vediamo se riesce a fare gol con un giocatore in più. Adesso si torna a 5 e palla persa di Santinelli e contrattacco di Taurian, che batte facilmente Christian Raffl. E dopo, Ricci, dopo questa bella partenza della squadra, dopo 2 minuti, il Sassari è cambiato. Sì, si sono svegliati subito in difesa, Otto, molto molto attenti anche ai passaggi nostri che facciamo ai pivot. Abbiamo perso adesso 2 palle, 2 contropiedi, 2 gol netti, e per cui alla fine adesso si concentra tutto su Starolis, che ha fatto 3 bellissimi tiri, 3 gol, e per cui in inferiorità numerica cerchiamo di tirare avanti questi 2 minuti e di riagguantare il Sassari in piena forma. Sì, speriamo. Ancora Starolis, Semenkov, cambio direzione, Starolis, cambio direzione, passaggio e siamo sotto passivo. Ancora sotto passivo, e giocare uno contro uno contro Pereira non avendo spazi è un po' problematico. Vediamo 3 che fanno il muro, e invece l'arbitro dà il sfondamento alla squadra dell'Eppan. Contrattacco con Vieira, con Pereira, e palla persa
corsa un'altra volta da parte di perché Vieira è riuscito a tornare subito e a riacciuffare quella palla che è stata lasciata in contrattacco. Poteva essere un bel gol in contropiede, ma nulla di fatto. Torna Bertic in campo a dirigere la squadra con Stabellini al terzino sinistro, Marzocchi nell'ala sinistra e Vieira al terzino destro, con Taurian all'ala destra e Brac al pivot. Cambio posizioni in sui terzini, con Stabellini che va e fa un tiro facile dalla parte sinistra del portiere, che è stato battuto anche perché non è riuscito, forse non è riuscito a vedere la partenza del pallone. Sappiamo che Stabellini è molto bravo a nascondere, come si dice nel gergo pallamanese, a nascondere la palla, e per cui è stato battuto Christian in porta. Adesso vediamo Jan Niklas Oberauch che in attacco porta di nuovo e Kepulski, il portiere polacco, ci mette una pezza, gli dice no questa volta e entra di nuovo Bruno. E purtroppo per Leppan Bruno segna l'ottavo gol, viene preso il time out e un piccolo momento di pubblicità per noi. Ecco, in questo piccolo intervallo ho sentito un attimino l'allenatore del Sassari, Passino, che ha parlato con i suoi dicendo di spingere ulteriormente usando la testa, di lavorare bene in difesa e di giocare in attacco con una certa calma. È entrato nell'Eppan Moritz Pircher, è entrato anche il Bortolotti, è stato cambiato il portiere dell'Eppan e purtroppo è stato sbagliato un altro tiro da parte dei gialloblu. Controattacco, vediamo che l'Eppan adesso opta per un ammarcamento a uomo, ma si prende i bei due minuti Dragan Slepcevic e sono già i secondi due minuti per un fallo compiuto sul terzino sinistro e purtroppo per Leppan già dopo 12 minuti il portiere titolare prendendo già la seconda volta i due minuti riesce poi forse a non chiudere la partita. È difficile giocare altri 45 minuti cercando di non fare fallo da due minuti. Comunque Semikov, Oberauch, Moritz, Starolis, altro Semikov, Moritz che prende non lo sfondamento ma prende un rigore e si prende il giallo pure Vieira per proteste e si accinge a battere il rigore Starolis. Bene per Leppan, bellissimo tiro di Starolis
che ha aspettato un attimino il polacco e lo ha spostato quel attimino che bastava per fare gol. Comunque Ricci, giocare senza pubblico è un po' triste, tu che ne dici? Sì, volevo appunto dirti, è molto molto triste questa situazione, qui sembra di essere un'amichevole, purtroppo non possiamo fare altro, dobbiamo essere contenti di poter giocare ancora, Otto, tenendoci a tutte le norme possibili, immaginabili. Adesso per fortuna abbiamo una bellissima parata del nostro portiere, però Otto... Anche noi adesso oggi giochiamo in casa e c'è tutto un altro pubblico che di solito ci sostiene, per cui vabbè, comunque va male per tutti e va peggio anche ad altri, per cui. Contrattacco, si è svegliato Semenkov pian pianino, comunque è stato murato il suo tiro da fuori, il risultato adesso è fermo sul 9-5 in favore del Sassari. Ancora con Starolis, vediamo Daragan che esce a fare l'incrocio, siamo sotto passivo di nuovo, adesso bisogna svegliarsi, una bella entrata di secondo pivot da parte di Troyer Hofer, ben visto in questo caso da Alexander Semenkov, veramente un bel gol è stato questo, frutto di un'entrata a puntino, posso dire, della nostra ala. Ecco, fallo di male ricezione della palla e qua sarà difficile prendere il pallone, abbiamo buttato via un altro pallone facile e Lepan deve assolutamente cercare di non fare questi errori, perché è già un problema poi fare degli attacchi contro questa squadra sassarese, in quanto hanno dei ragazzi molto alti e molto esperti sulla linea dei 6 metri. E assolutamente Lepan deve cercare di fare dei contropiedi e degli attacchi rapidi, altrimenti saranno grandi problemi e non si può buttare via una palla dopo l'altra in fase di recupero pallone, in fase di seconda fase. Vediamo che è stato rimesso in campo tutto quanto quello che ci doveva essere, dei tabelloni pubblicitari, sempre ancora il Sassari con Bruno Bursic alla cabina di regia, risultato 9-6. Ecco, adesso ha dato a prendersi un bel rigore l'argentino del Sassari. Ha fatto una finta di tiro, poi è entrato e poi Semenkov ha potuto solamente più chiudere gli spazi da dietro, insomma rigore che il solito Bruno va a tirare e spiazza Samuele in porta, risultato 10-6. Sono curioso io personalmente se Lepan adesso riesce ad entrare in una situazione agonistica più accentuata, in quanto nulla da perdere la squadra di casa contro questa squadra di professionisti, nulla e niente può perdere, solamente la faccia davanti a loro stessi. Comunque entra di nuovo come secondo pivot e adesso Semenkov decide finalmente di fare un tiro da fuori, ben vengano questi tiri, perché non solamente Starolis li può fare e dall'altra parte un Vieira molto esplosivo tira da 11 metri, non lascia spazio agli avversari di casa e la
difesa dell'Everton è abbastanza passiva, secondo me, in questo caso, cioè loro non possono permettersi di sbagliare i tiri e di sbagliare i contropiedi e anche di non lavorare bene in fase difensiva. Assolutamente no. Comunque Moritz entra nell'uno contro uno e lascia tutti, e adesso si prendono i due minuti, si prende Stabellini, si prende due minuti e vediamo che Luigi Passino decide subito di rimettere un altro giocatore in campo. Abbiamo la porta della Sassari senza portiere, anche questa potrebbe essere una occasione per Lepan a prendere palla e a prendere forse anche un fallo a favore per prendere poi la possibilità, per avere poi la possibilità di fare un gol facile. Comunque Burcic in attacco va a cercare il fallo, lo prende, è un po' accentuato, rientra Vieira al terzino destro. E grande parata di Samuele su questo tiro di Pereira, veramente una bella parata contro attacco, palla veloce adesso di Seminkov su Jan Niklas, e questo è il gioco che Lepan deve fare, proprio questo è un gioco allegro, veloce, senza grandi problemi, palla due o tre passaggi e porta subito un grande vantaggio per la squadra di casa. Rigore che il solito Starolis va a tirare, prima però bisogna asciugare il parquet di gioco perché è caduto un giocatore e tutto il campo è bagnato. Bene, speriamo adesso per Lepan che Starolis poi sorrida dopo questo tiro. E lui non sorride mai, comunque ha fatto un gol e siamo all'11-9 dopo 19 minuti, ancora senza portiere il Sassari. Questo qua è il classico gioco di Bruno, che va a cercare lo spazio largo e cerca poi il pivot e lo trova. Altro rigore, si accende un po' la partita con Bruno e anche con l'arbitro, tra l'arbitro e Passino ci sono delle discussioni. E l'allenatore si prende il giallo oppure... si prende il giallo per le proteste. Entra Spanu, il portiere di seconda, con Starolis, sperando che possa gioire pure questa volta. Nel frattempo vediamo che la sorpresa di questa giornata è a 27 minuti, cioè a 3 minuti dalla fine. No, 3 minuti dalla fine. Il Bolzano si ritrova a 27 pari contro il Siracusa in casa e mancano solamente 3 minuti. Sarebbe una sorpresa pazzesca se il Siracusa potrebbe portare via da Bolzano un punto, che sicuramente per noi ad Appiano qua non sarebbe molto buono. Comunque anche dall'altra parte vediamo che il Fasano è in vantaggio a Brixen dopo circa 20 minuti di partita. È una giornata delle sorprese, speriamo che questa sorpresa possa essere anche qua ad Lepan, perché nel frattempo Lepan pian pianino è tornato in partita e ha perso un'altra palla ai Sassari, contrattacco, non c'è portiere e altro gol, non ce l'ha fatto Del Prete a chiudere, anche perché Kiepulski, il portiere del Sassari, era fuori e abbiamo, mio fratello mi dice che il Siracusa si è portato in vantaggio a un minuto dalla fine. Niente, nessuno avrebbe scommesso su questo risultato, per cui possiamo
anche dire, Ricci, che avendo vinto noi a Siracusa 2 settimane fa o giù di lì, ha un grande valore, giusto? Ma infatti tanti hanno faticato tantissimo giù a Sassari, cioè a Sassari, adesso sentiamo anche le tue parole, a Siracusa. Clamoroso questo fischio degli arbitri, scusami Otto, riprendo. Siracusa è in vantaggio, sembra finita la partita, sembra che abbia vinto a Bolzano 28-27, complimenti al Siracusa, vuol dire che il Bolzano in questo mese di sofferenza per il Covid ci ha rimesso un po' le penne, anche se c'è stato un periodo di allenamento adesso perché la nazionale giocava, comunque sembra il risultato intanto 27-28, forse all'ultimo secondi il Bolzano fa un pareggio, vediamo se è finita o meno. Ok, nel frattempo la partita continua e purtroppo Dragan sbaglia questo tiro da solo davanti al portiere buttandola sul palo. Ahimè, non si può, comunque niente, di fatto attacco con Vieira che questi errori non li fa e il Sassari è tornato di nuovo in vantaggio per 3 gol. Peccato perché eravamo a -2, potevamo andare a -1, adesso ci ritroviamo di nuovo a -3 con Moritz che detta la tattica dell'Eppa, con Dragan che deve mettersi molto largo in attacco. Vediamo che soluzione vengono attuate. Ecco, un bel tiro ancora di Staroli sta fuori, che è stato murato da questi due giganti in difesa. E non è questo che l'Eppan deve fare, andare lì a tirare dove ci sono questi due giganti, bisogna farli lavorare di più, bisogna spostarli di più, bisogna attaccare gli spazi più larghi, altrimenti si rischia di perdere palloni e di andare a prendere i contropiedi e i gol facili da parte del Sassari con questo del Prete che adesso ha fatto il 15° gol. Ecco, ripeto, l'Eppan deve assolutamente cercare di attaccare gli spazi larghi tra i terzini, tra i secondi e i primi, giocando anche con le combinazioni del pivot, cercando di non incappare proprio in questo che vi avevo spiegato, di tirare da fuori sopra questi giganti. Comunque palla persa pure del Sassari, contrattacco, attacco veloce di Moritz, Seminkov palla, ma la palla non viaggia. Abbiamo visto, è vero Ricci, ho visto parecchie partite a livello internazionale, lasciamo stare che non possiamo compararci con squadre nazionali a livello internazionale, comunque lì abbiamo visto che le squadre di alto rango praticano un gioco della pallamano molto veloce basato su dei attacchi con dei passaggi molto molto veloci. Li hai visti anche tu, Ricci, presuppongo? Sì, certo, poi c'è anche la qualità del passaggio stesso, non solo veloce ma anche in corsa, un'amalgama fra giocatori che chiaramente qui non possiamo offrire. Ma intanto Otto, purtroppo Seminkov butta via 2 palle, 2 contropiedi, il Sassari non perdona e ci ritroviamo di nuovo a -4 a 5 minuti dalla fine. Ecco, questi sono i gol facili, no? Con un tiro a doppio appoggio di Stabellini con una palla veloce proveniente da Bruno, non ha dato scampo a Christian in porta, purtroppo per l'Eppan siamo già a -5, speriamo che la squadra di casa si svegli di nuovo un po' per tornare in partita, altrimenti non va bene, pure questo è un tiro forzato che non funziona più, contropiede come avevo detto.
detto prima. Ciao, buonanotte a tutti. Gol facile di Taurian, frutto di una difesa organizzata, frutto di una chiusura degli spazi sui 6 metri e frutto di un passaggio veloce da parte dei giocatori sassaresi. Non riesce a crederci il giocatore del Sassari che adesso sta ha preso Campestrini, ha preso 2 minuti, anche se Campestrini che è un regionale, cioè Campestrini è di Labis. Campestrini ha giocato per anni nelle giovanili del Bressano, poi è andato a giocare a Merano e quest'anno ha approdato a Sassari e ha fatto vedere che nonostante la sua giovane età è già un giocatore abbastanza completo. E intanto perde palla, non si riesce a capire bene cosa è successo. Comunque niente, palla per Lepan. E un bel passaggio di Moritz a Filip Alala e gol per il 12esimo, per 12-17. Questi erano passi, si vedevano da fuori. Passino incomincia a frustare i suoi ragazzi. Nel frattempo il portiere del Sassari ha fatto una parata su Troyerhofer e è andato di nuovo il Sassari in attacco. Adesso bisogna di nuovo non pulire il campo, è time out. Un minuto di intervallo per noi, per il time out. Ecco, gli arbitri riprendono la partita e Lepan decide di prendere a uomo Stabellini. Era passivo, palla senza portiere e Semenkov riesce a sbagliare la porta. Comunque succede anche questo. Peccato per Lepan perché sarebbe stato un gol molto facile. Niente. Altra marcatura su Stabellini, vediamo se adesso al completo Lepan decide di fare questa tattica di difesa, sembra proprio di sì, e con Taurian che va a prendere Stabellini con un altro errore tecnico di Stabellini e contrattacco.
ecco, e niente di fatto che l'arbitro riprende tutta la squadra dell'Eppan. È un po' una fase un po' concitata, un po' complicata, senza grande ordine da parte di entrambe le squadre, diciamo, ecco. Ecco, mancano 50 secondi, vediamo se l'Eppan riesce ancora a fare un ulteriore gol. Grande intervento di Kepulski, veramente grandissimo intervento. E contrattacco con Stabellini che porta il Sassari a 18 gol, a 18 punti. E l'Eppan, riassumando un attimino il primo tempo, ha sbagliato un po' di troppo, poteva giocare un po' meglio, soprattutto doveva cercare di fare dei passaggi più veloci in attacco, e in difesa la squadra dell'Oltro Adige doveva intanto tornare più velocemente, in più dovevano chiudere gli spazi dietro ed essere anche molto più aggressivi sul portatore della palla. Risultato dopo il primo tempo 18-12 per la squadra del Sassari, e ci sentiamo tra una decina di minuti, grazie. Give me a bite. Woo!
bite. Woo! Thank you.
Allora, cari amici da Palamano, si riprende la partita. Il secondo tempo tra l'Eppan Sparer e il Sassari sul risultato di 18-12 in favore del Sassari. È subito un attacco ed una bella parata su un tiro di Marzocchini da parte di Samuele Bortolotti, porta con Starolis che ha già subito la palla, con Brands che adesso cambia con Moritz Pircher in attacco. Vediamo se il Leppan riesce a fare un qualcosina in più in questo secondo tempo, avendo sbagliato troppo nel primo tempo sia in fase difensiva che in attacco, e speriamo per tutti noi. Intanto si prende un bel fallo di 9 metri Janiklas da parte dell'Eppan, Dragan che ha la palla, Moritz che gioca uno contro uno e niente può fare contro questo gigante in difesa come Pereira. Starolis che andrà a tirare e muro di Pereira di nuovo, contrattacco veloce con Bruno e palla buttata via da parte del Sassari con Seminkov in controattacco con palla dell'Eppan. E purtroppo se l'Eppan vuole rientrare in partita non può sbagliare questi passaggi. L'Eppan deve giocare con dei passaggi più veloci in attacco, con dei palloni più mirati, non deve incappare negli errori del primo tempo. Difesa 6-0 dell'Eppan ancora. E qua purtroppo non sono stati alzati le mani in difesa, e in più Marzocchini, furbacchione com'è, ha preso preso palla a centrocampo e l'Eppan ha buttato via un'altra occasione per andare a fare un attacco. Ancora Bruno, Stabellini, Vieira, passaggio veloce a Taurian, ancora Vieira, ancora Stabo con Bruno all'ala e in questo sbaglio, parata di Samuele, controattacco e si prende 2 minuti Stabellini, secondo me non ci sta proprio, comunque bene per l'Eppan, male per il Sassari. Rigore che andrà a tirare il eterno Starolis contro il portiere polacco della squadra sarda. Altro gol. Penso che ne abbia già fatto 7-8 fino adesso. Senza portiere di nuovo il Sassari con l'extra player in campo. Con taglio di Marzocchini adesso al secondo pivot con Vieira che va al centro, palla Pereira di nuovo che entra di forza e si prende un rigore. Ci poteva stare pure il fallo da 2 minuti, comunque meglio per l'Eppan. È stato per me un regalino da parte degli arbitri, comunque avranno visto meglio di me e capiranno forse anche un po' di più. Bruno che fa il rigore, e anche se Bortolotti era sulla scia della palla, purtroppo gli è passato tra le mani e Bruno ha portato a 20 i punti per la squadra del Sassari.
bel passaggio, finalmente un bel passaggio anche per Jan-Niklas all'ala destra. E secondo me Lepan deve cercare assolutamente di fare più tiri dall'ala, vedendo anche il portiere polacco che ha un po' di problemi su questi tiri angolati. Potrebbe essere una tattica, un'arma in più per la squadra di casa. E questo ammazza tutti, Pereira ammazza tutti. E gli avrà fatto bene la partita con la nazionale, avendo poi avuto come avversari altri calibri di giocatori. Angolo per Lepan. Adesso vediamo di nuovo Moritz Pirchel al centro. Vediamo Semikov che cambia posto. Entrata al secondo pivot. E Semikov con la sua calma riesce a fare un tiro da fuori che non dà scampo al portiere sassarese. E benvengono questi tiri, anche perché siamo in svantaggio di 6 gol, però la partita è ancora lunga e Lepan deve cercare assolutamente di tornare in partita, altrimenti rischia di affondare in casa, e sarebbe veramente una cosa poco piacevole. Passaggio di nuovo, qua ci stanno i 2 minuti. Ma sicuri 2 minuti e rigore. 2 minuti per Semikov, che non ha portato in avanti il pivot, e poi Brass prendendo palla con i suoi 120 kg che si porta dietro, ha avuto gioco facile a farsi dare un rigore. Ecco Bruno. Il furbacchione di Bruno aspetta e batte Samuele con un tiro che gli passa proprio tra le gambe. Extra player per Lepan. È entrato anche Branci in attacco alla posizione di terzino destro. E vedendo adesso in difesa il Sassari, Ricci, tu che ne dici? Io dico che il Sassari effettivamente ha tutte le carte in regola per vincere il campionato, o per aspirare, diciamo, a uno dei diciamo, un risultato molto forte. Sì, Otto, chiaro, loro hanno dei cambi importanti, possono ruotare tutta la partita. Vedendo il risultato del Bolzano oggi, sicuramente hanno mollato un attimino, ma comunque il Conversano, non da dimenticare il Conversano, che ha vinto molto bene a Molteno. E qui questa squadra sbaglia poco, butta via quasi niente. Infatti noi, Otto, abbiamo visto 4-5 attacchi con palloni buttati via. Mancano un po' le parate dei portieri oggi, che per darci una mano di recuperare, Otto. Può darsi che sia la difesa, ma comunque qualche tiro importante devono pararlo, perché sennò la partita va via fino alla fine. Sì, secondo me, Ricci, la squadra di casa gioca un po' così, ma non vuole assolutamente vincere questa. È difficile giocare contro una squadra corazzata come il Sassari, però una cosina in più lo deve fare Lepan, perché altrimenti rischia di fare solamente una brutta figura, come sta succedendo adesso con i palloni persi e poi gol facili da parte del Sassari, e tutto sembra finire liscio.
Pan sbaglia, in questo caso sicuramente sbaglia, a non provare di lottare fino alla fine, e mi pare anche che la squadra sia non poco motivata, ma sia poco cosciente delle proprie capacità che potrebbe tirare fuori, che abbiamo visto contro il Trieste, che sicuramente non è una squadra come il Sassari, però abbiamo visto anche altre partite anche fuori casa, sia a Fondi che a Siracusa, che ripeto oggi ha pareggiato da piano, che l'Eppan è riuscito a vincere. Insomma, l'Eppan se ci mette può anche praticare un altro gioco della pallamano. Questa sera purtroppo fino adesso non l'ha ancora praticato, non l'ha fatto, e questo è stato uno sbaglio. Anche questo è un pallone perso. Adesso ci troviamo in una situazione di passività. E questo è un tiro telefonato in cui Alexander non riesce ad aprire bene il suo braccio, spinge la palla, non riesce a dare uno slancio al pallone, e niente, è troppo poco, è troppo poco. Almeno ci mette la pezza e dice no a Tarian, il Samuele in porta. Bella parata anche questa. Comunque time out e un attimino di intervallo anche per noi. Vabbè, sul risultato di 24-16 si riprende dopo 10 minuti del secondo tempo, una partita che non ha niente da dire fino adesso, diciamo che boh, vediamo che adesso è entrato Santinelli per l'Eppan. Vabbè, ci mette una bella pezza adesso Starulis facendo un bel tiro da fuori, veramente un ragazzo molto molto preparato, soprattutto dal punto di vista dell'esplosività. E forse un po' meno dal punto di vista della tattica, in questo caso è riuscito a perforare la porta del Sassari. Difesa un po' più aggressiva adesso su Viera, con Obera che sta davanti a fare il centrale, centroavanti, e bella parata di nuovo di Samuele con contrattacco, ma la palla deve andare molto più veloce senza palleggio. Qua è stato perso di nuovo tempo per andare a cambiare, ma secondo me l'Eppan deve continuare a fare dei passaggi veloci e poi eventualmente a cambiare un giocatore, non a fermare tutto per poi far rientrare un giocatore come Starolis in questo caso. Entrato anche Hannes Lang col numero 23, un vecchio conoscente della pallamano sia nazionale che soprattutto qua provinciale di zona. Branch in difesa. Aggiorniamo il risultato. Il Brixen si trova indietro di 4 gol, 7-13 contro la squadra pugliese del Fasano. Altra sorpresa, e qua ci stanno i due minuti, e qua ci stanno i due minuti su un fallo
su un fallo a Viera. Vediamo cosa decidono gli arbitri. 2 minuti a Hannes Lang che ci possono stare. 2 minuti e niente, ci stanno tutti. Sì, forse il primo errore che abbiamo visto dalla coppia arbitrale, che hanno aspettato fino a che c'è stato un fallo giusto di 2 minuti da sanzionare su Hannes Lang, però chiaramente dopo che ci sono stati dei passi, dopo che c'è stato un po' di attesa da parte degli arbitri. Comunque, una buona coppia arbitrale fino adesso. Vediamo adesso un bel gol di Oberauch. E comunque, arbitri bravi, avversari bravi, il Sassari merita di essere davanti, il Leppan ogni tanto forse non ci crede come dovrebbe. Nel frattempo c'è il commissario campo, il signor Cioni, che ha da rimproverare qualcosina e si prende l'ammonizione un dirigente della squadra dell'Eppan. E niente, si torna a giocare sul risultato di 24-18 con Capestrini adesso in posizione di pivot, che ha preso il posto di Braz. E in questo caso era il palo a dire di no al Sassari, palla persa malamente di Seminkov. Mamma mia, c'era tutto il tempo per organizzarsi, tutto il tempo, niente di fatto. Sempre ancora Bruno che dirige la squadra. Bel passaggio veloce, un bel passaggio veloce su Viera, e Bruno riesce a fare delle cose molto molto facili per un cambio di tempistica. Riesce ad aprire con un passaggio la difesa dell'Eppan. Veramente un giocatore che a parte che ha giocato in diverse società, ma adesso ai suoi 33 anni è secondo me al culmine della sua esperienza, al culmine della sua, anche della sua responsabilità in campo. Veramente un bel giocatore che potrebbe secondo me anche far gola al commissario della nazionale, perché è un giocatore che riesce a smistare dei palloni, è un giocatore che vede il pivot, è un giocatore che ha estro e fantasia e velocità, insomma un giocatore completo. Intanto lo svantaggio è cresciuto ad 8 gol, è già un po' pesantino adesso per l'Eppan, naturalmente parlando. Di nuovo Santinelli al posto di Moritz, adesso cambio direzione di Starolis, passaggio e tiro murato, altro contrattacco di Bruno con Stabellini, Marzocchini, ancora Stabellini con il suo cambio direzione, palla veloce e ferma tutto per riorganizzare tutto. Ha capito tutto in questo momento il Sassari di aspettare un attimino ad organizzare meglio le idee. Vediamo come funziona l'otto a sinistra del Sassari, che è stato chiamato adesso da Bruno. C'è un'entrata di secondo pivot da parte di Marzocchini, e in questo caso però anche lui sbaglia, anche Bruno sbaglia. Controattacco di Omar, che si prende la responsabilità di un tiro da fuori su un contrattacco veloce. Il
rischia un po' di più in questa fase l'allenatore dell'Eppan, che porta in avanti a fare il centro avanti Obera Ochian Niklas per fermare un po' la velocità di palla della squadra sassarese. È entrata Di Bruno al secondo pivot e vediamo che anche il Sassari ha dei problemi con un giocatore lì davanti che riesce a frenare, come ho detto prima, la velocità di palla, o di almeno di farla andare più piano. E questo però non può succedere con un tiro di Viera, che fa un altro gol e adesso va a cercarsi i problemi Santinelli, andando ad sbattere il naso contro quel enorme giocatore come Viera. Niente di fatto, anche perché adesso il Sassari con Campestrini chiude molto bene gli spazi, veramente si muove molto bene in difesa, e palla persa da Lepan. Intanto e controattacco e rigore per Lepan, perché è stato Campestrini, è stato difeso male, il giocatore dell'Eppan in questo caso penso che sia stato Santinelli, era già dentro all'area, per cui rigore per il Sassari. Nel frattempo è entrato al posto del portiere numero uno polacco, è entrato il suo vice Spanu, un classe 98, Marco Spanu, a difendere la porta. Significa che il tecnico del Sassari vuole far girare un po' di più i suoi ragazzi, avendo anche portati loro dalla Sardegna qua fino in Alto Adige, e naturalmente che tutti si aspettano qualche minutaggio di gioco. È rientrato Christian Raffl in porta e ha parato subito un rigore su Bruno, e rimane in campo Christian per Lepan. Facile adesso, a meno 9, la partita se ne sta andando e le luci si stanno spengendo qua a Eppan per la squadra locale. Niente, speriamo in un finale un po' meno difficoltoso per la squadra di casa, altrimenti si rischia di perdere anche di 15 gol. E si prende il rigore Seminkov su una difesa in area da parte di Stabellini, che se la prende un po' con l'arbitro. Niente di fatto, e in questo caso anche Spanu si prende con orgoglio questa palla del rigore. Nel controattacco Christian para un tiro dall'ala sinistra, controattacco Eppan ancora, entra per l'Eppan Singer all'ala destra e al posto di Niklas, che adesso è stato portato a giocare al terzino destro al posto di Alexander Seminkov, e vediamo se cambia un attimino il modo di giocare dell'Eppan. Purtroppo per Singer, che ha appena entrato, è stato il palo a dire di no,
contro un tiro, con un tiro che era fatto bene, e Spanu sicuramente non poteva intervenire. Niente di fatto, di nuovo Lepan in attacco. E altro palo, ma peccato, altro palo. Ricci, do 10 minuti dalla fine o 9 minuti dalla fine, il risultato ormai è segnato, tu che ne dici? Sì, ormai la partita è andata, sta provando Gagovic delle nuove formazioni e il Sassari vola. E Lepan sbaglia troppo, prende palo, non è concentrato in difesa. Brutta prestazione dell'Lepan, soprattutto in difesa oggi, Otto. E niente da dire, chiaramente abbiamo un avversario davanti fortissimo. Era da tentare di fare qualche risultato, non sono le partite che dobbiamo vincere, anche se si poteva fare meglio. Vediamo adesso se Milan Gagovic si prende anche la responsabilità di mettere in campo qualche ragazzino giovane che si trova qua, e nel frattempo c'era un intervento falloso e si prende il rosso e il blu Dragan Slepcevic. Non ho visto bene per cosa, comunque sicuramente avrà fatto un sicuramente avrà fatto un fallo da 2 minuti su Pereira. Ma Ricci. Sì, forse Pereira si lamenta che c'è stato un gomito, anche se magari all'altezza dove lui dice di averlo preso Slepcevic non ci arriva neanche, ma comunque niente di grave, rosso per Slepcevic, cartellino blu e ulteriore cartellino blu, perché ne ha già presi parecchi quest'anno. Sì, lui mi sembra che sta facendo la collezione, ha finito 2 partite senza prendere il rosso, ma comunque questa decisione qui forse era un po' esagerata. Se gli arbitri hanno visto quello che dovevano vedere, avranno deciso così perché avranno visto bene. Ecco, ci sono ancora... questo parere mio, ci sono ancora 4 ragazzi sulla panchina dell'Epan che non sono ancora entrati in campo, tra questo anche un portiere fatto in casa, potrei dire. Si tratta di Opkircher Michael, anche lui questa sera la prima volta che è stato messo tra le file. Poi ci sarebbe ancora Andrea Spirche, poi c'è ancora Bernd Morandel, e sarebbero tutti ragazzi, eppure anche non Moritz Pircher, Andy Pircher e Sepp Mathias, sono tutti ragazzi del luogo che potrebbero fare in si riprende la partita con la squadra sassarese in possesso della palla. Fallo di sfondamento, palla per Lepan, controattacco veloce, speriamo di fargli vedere un altro gol con Santinelli che ha la palla. Niente, ci potevano stare secondo me i 2 minuti per stabilire, comunque non ne sono stati dati, meglio per loro, meglio per la squadra dei Sassari.
viene chiamato lo schema da Santinelli con l'entrata di Starolis. La palla deve viaggiare molto più velocemente, altrimenti sono problemi. Bel gol ancora di Starolis, che ha fatto un ottimo tiro all'incrocio dei pali alla parte sinistra di Spanu. Adesso nel frattempo sono due giocatori da fuori, e se escono due allora gli altri quattro devono chiudere di più. Era una situazione un po' azzardata, un po' momentanea, veloce, senza grande preparazione. È stata subito la squadra del Sassari che ha colto il momento e ha fatto il 30° gol e si porta al risultato di 30-21. E qua hanno sbagliato un po' tutti, ha sbagliato l'attaccante, ha sbagliato il difensore e soprattutto ha sbagliato anche l'arbitro, secondo me. Niente, di fatto si riprende. E niente, anche il nostro Hannes all'ala sinistra ha sbagliato un tiro volendo fare una colombella. È entrato nel Sassari anche un ragazzo giovane all'ala destra, Mancino. L'arbitro non ha visto il fallo di piede di Lang Hannes. Altro fallo di piede. di stacco. Vediamo che negli ultimi 4 minuti va in campo questo Opkerk Michael, 17 anni, al suo debutto in A1 contro una squadra che lotta per lo scudetto. Sicuramente una grande esperienza che sta accogliendo adesso. I ragazzi sicuramente gli daranno una mano. Conosco la situazione perché l'ho avuta anch'io, e il primo tiro non va in porta. Bene, bravo. Altro tiro sbagliato da Starolis, ormai la partita effettivamente è finita, potrebbero anche chiudere baracca ai burattini perché non c'è più niente da dire, da fare, c'è bisogno solamente più chiudere la partita. Comunque Marzocchini che va a prendere Stabellini, uno contro uno con Branch. Niente, nulla di fatto. Altro tiro fuori. E Marzocchini che riesce a prendere palla, però sotto fallo era Starolis, in quanto è stato Campestrini a fare un fallo e ha ridato la palla nelle mani dell'Epan. Santinelli in attacco ancora con Jan Niklas al terzino destro. Adesso sarà difficile fare gol contro questi mostri in difesa. E questo è stato il più bel gol della partita, una legnata di Jan Niklas.
dai 9 metri in doppio appoggio, che è andato a sfondare la rete di Spano. Veramente un gol bellissimo, soprattutto se si pensa che sono ragazzi nostrani. Ed è il terzo tiro che Michael non prende, è la terza volta che viene graziato. Comunque ci stava benissimo ed era in posizione. Vediamo che il ragazzo ha la stoffa per andare avanti nella sua storia pallamanistica. E rigore per Lepan. Rigore per Lepan. E Jan Niklas va a prendere palla. Anche lui rigorista contro Spanu. E niente. E Spanu gli para il pallone facilmente. E se la ride in campo. Gloria a tutti. La partita è finita. E Marzocchini fa l'ultimo tiro, l'ultimo gol per il Sassi. La squadra sarda si porta a casa i 2 punti con il risultato di 32-23, giocando un'altra pallamano, giocando una pallamano fatto su fisicità, fatto su organizzazione difensiva, fatta su contrattacchi veloci e su delle combinazioni in attacco. Lepan, d'altro canto, è entrato in questa partita non essendo consci della propria possibilità, non giocando in maniera che potrebbe fare. Ha giocato una partita un po' sottotono, un po' tanto sottotono. Ha giocato non consapevole dei mezzi e ha perso la partita. E meritatamente il Sassari si riporta a casa i 2 punti e ci sentiamo tra poco per le interviste.
Allora, buonasera Davide Campestrini. Ciao. Ho preso Davide perché ci tenevo tanto, anche perché Davide era stato uno dei miei artefici quando eravamo in una fase, diciamo, di rappresentazione, di rappresentativa regionale. Davide, dimmi, spiega alla gente che guarda l'intervista, come ti trovi a Sassari? Ma diciamo che trovarsi male a Sassari è abbastanza difficile. Mi sono trovato subito bene sia con i compagni che con la società, e senza parlare chiaramente del posto che è bellissimo. Comunque molto bene, a parte tutto, gli allenamenti procedono al meglio, stiamo trovando un'ottima sinergia come squadra e andiamo avanti così. Sicuramente non sarà così facile per te, anche perché nella squadra, diciamo, di Sassari ci sono tanti campioni, che sicuramente il livello tecnico è altissimo. Ti alleni quante volte a settimana? Dimmi un po'. Ma noi ci alleniamo generalmente tutti i giorni, tutti i giorni la sera in palestra, chiaramente allenamento di pallamano, e 2 mattine alla settimana invece abbiamo palestra col nostro preparatore atletico. Tornando al discorso di allenarsi con dei giocatori di un certo livello, per me è chiaramente un'ottima occasione per migliorare, essendo appunto giovane, e penso che l'unico modo per migliorare sia appunto allenarsi con dei giocatori con molta più esperienza di me. Sì, abbiamo visto, Davide, questa sera che il Bolzano ha lasciato un po' le penne a casa, perché ha fatto solamente un pari contro il Siracusa, per cui adesso il Sassari, secondo me, prenderà il volo. Tu che ne dici? Ma diciamo che è un campionato che non perdona questo. È un attimo fare un passo falso, pareggiare una partita o perderne una e si rischia in un momento di trovarsi in difficoltà. Senza contare questo problema del virus che sta un po' rallentando il campionato. L'unica è continuare a impegnarsi al massimo e a cercare di vincerle tutte, insomma. Bene, Davide, da parte mia ti ringrazio per essere venuto qua davanti alla telecamera, ti faccio i miei auguri per il tuo futuro Grazie mille e e alla prossima. alla prossima, con molto Grazie, piacere. Ciao. grazie. Buonasera, ciao. Eleven Sport. Buonasera Milan, Gagovic, allenatore dell'EPAN. Milan, questa sera non è andata molto bene. Tu che ne dici con la prestazione della squadra? C'era qualcosa che mancava, giusto? Sì, certo, come ho detto prima, mancava quella energia già da inizio. Io so che un po' tutto questo senza tifosi e non c'è nessuno per alzare questi giocatori, motivo, però devono fare tutto da soli. Dopo queste 2 settimane hanno fatto veramente bene, hanno fatto buoni allenamenti, l'atmosfera era, posso dire, veramente bella fra di loro e non mi aspettavo così quella partita, posso dire brutta da parte nostra, soprattutto in attacco, tante palle perse, sbagli da 6 metri e così avanti. Niente, adesso dobbiamo andare avanti. Quella squadra, ho dimenticato di dire, sicuramente punisce questi nostri sbagli. Dopo 3-0, abbiamo partito 3-0 per noi. 5 minuti dopo era 9-4 per loro. Questo non si può succedere, quella squadra punisce, ho detto, e niente, complimenti a loro. Noi siamo entrati dopo in discussione con arbitri, non abbiamo pensato sul nostro gioco e penso che si deve migliorare qualcosa già prossima in un campo difficile come contro Conversano, però penso che dobbiamo reagire, penso che dobbiamo giocare meglio. Devo vedere voglio pensare così che solo è ragionata Giornata una storta. Sì, giornata storta, bravo, è così. anche perché vediamo che il Bolzano oggi in casa ha fatto solamente un pari contro Sì, il Fasano. anche Anche questa è una sorpresa. Il contro campionato molto Siracusa, equilibrato, Fasano ha giusto? vinto a Brixen, questo campionato si vede con queste pause fa male a tutti, perciò niente, noi dobbiamo andare avanti,
Per fortuna fino adesso abbiamo giocato tutte le partite, spero che riusciamo a fare fino alla fine queste tre partite, giocare e vedere dove siamo in classifica dopo prima parte. Bene, da parte mia ti ringrazio Milan, ti auguro sempre come sempre tutto il bene e ci vediamo alla prossima, sperando di prendere sempre più punti, giusto? Sì, giusto, obiettivo unico. Grazie e alla prossima. Grazie. Ciao ciao.